Allora, mi sentite? Sì. Allora, intanto grazie a tutti e a tutte per essere qui, grazie all'Istituto per l'invito, veramente gradito di questi tempi. L'invito giunse prima di tutta questa ultima bagarre degli ultimi giorni e quindi, come dire, mi ritrovo con una bella patata bollente in mano, ma del resto forse c'era anche da aspettarselo. Io ho fatto una serie di riflessioni un po' generali a più livelli per quanto riguarda il giorno del ricordo. Da un lato mi sono voluta soffermare su alcuni suoi passaggi fondamentali, e nel tempo a mia disposizione non è possibile, ma l'ha fatto benissimo per me Filippo poco fa, quindi mi ha tolto tutta una serie di ansie di essere il più possibile esaustiva. Quindi tutta una serie di passaggi anche legati al meccanismo proprio della sua approvazione me li ha risolti già Filippo. Ma quindi la mia idea era questa, di affrontare questo tema da tre diverse prospettive. La prima proprio una sorta di veloce bilancio, suddividendo in tre fasi il periodo di commemorazione, di celebrazione della giornata del ricordo, del giorno del ricordo, dal 2004 al 2019, vedendo quali sono stati i momenti di svolta più significativi. La seconda parte dedicata, diciamo, ai rapporti controversi, a mio avviso, è un rapporto talvolta ambiguo, dove scivoliamo spesso nella banalizzazione della Shoah, in questo caso, tra giornata della memoria e giornata del ricordo, come hanno già alcuni storici ben messo in evidenza. E poi volevo soffermarmi invece su una serie di elementi che emergono dalla lettura dei vari discorsi, dei discorsi dei presidenti, ma anche dai discorsi dei vari esponenti politici, dalla lettura che emerge attraverso, non so, la visione di Cuore del Pozzo, oppure anche del più recente Rosso Istria, ecco, per capire quali sono gli stereotipi che circolano oggi che vengono usati, ahimè anche vengono propinati in maniera alquanto, permettetemi, brutale anche alle scuole, perché io mi sto confrontando attualmente, per esempio anche a Trieste e da altre parti, con centinaia di studenti che vengono portati a vedere Rosso Istria, e questo secondo me è uno dei problemi che vorrei porre alla vostra attenzione. Cioè, poi tutto ciò, se noi abbiamo gli strumenti per affrontare oggi, diciamo, come viene gestita la memoria del giorno del ricordo da parte anche delle istituzioni, dall'altro dobbiamo chiederci come viene recepita poi nel mondo della scuola e che effetto avrà, diciamo, questa recente operazione che viene fatta per quanto riguarda il mondo della didattica. Allora penso che dobbiamo porci anche questo tipo di interrogativi. Ve lo dico perché quest'anno, iniziando il corso di storia contemporanea, io ho distribuito, scusate, faccio avanti e indietro con gli occhiali perché ho dimenticato quelli insomma, l'età. E allora, io ho distribuito un questionario ai miei studenti di storia contemporanea della triennale. E sono ragazzi appena usciti dal liceo, perché io ho il primo anno, e ho chiesto qual è per loro l'avvenimento più importante del Novecento. Ho circa un centinaio di studenti, circa 70 studenti hanno scritto le foibe. Era aperta o chiusa? No, era aperta. Aperta, 5 righe, potevano mettere ciò che volevano, l'ho fatto apposta aperta. Ecco, da questo vi do solo un esempio.
Parlo di Trieste, quindi una città che... Trieste però dove conoscono un po' meglio. Certamente, però parlo di Trieste, una città dove c'è anche una risiera di San Sabba però. Ecco, allora da questo punto di vista vorrei avviare anche assieme a voi. Era il Novecento triestino italiano? Mondiale, quindi mi aspettavo la bomba atomica come ai vecchi tempi, no? Ecco, no. Detto ciò, ecco, no, vi do solo questo dato assolutamente empirico, assolutamente casalingo, ma da qui voglio anche poi partire, perché mi ha stimolato poi naturalmente tutta una serie di riflessioni. Allora, per quanto riguarda le tre fasi già riassunte prima da Filippo, la prima, cioè quella che va nella genesi della legge del giorno del ricordo, cioè siamo ben prima del 2004 e molto si giocherà proprio nel momento in cui ci sarà il dibattito parlamentare inerente alla discussione sulla legge per la giornata invece della memoria. Sarà proprio Menia, infatti, l'onorevole Menia di Trieste, che interverrà più volte e interverranno in tanti nel dibattito parlamentare riguardante il giorno della memoria, chiedendo quindi un riconoscimento anche delle sofferenze del confine orientale. Userà parole che ritroviamo ancora oggi. Ci sarà un dibattito a latere proprio della discussione del giorno per la giornata della memoria, e ci sarà un dibattito significativo nel quale la destra interverrà già con questa equiparazione, no? Totalitarismi, comunismo e nazismo. C'è anche molta attenzione già in questo dibattito di non parlare troppo di fascismo. Questo è anche un elemento importante che si nota e che poi lo ritroviamo bene non espresso nella legge della memoria. Sapete, a 5 o 6 righe, dove non troviamo mai la parola fascismo. Ecco, questo è un primo elemento che a mio avviso è importante sottolineare. E all'assenza di questa parola, Filippo l'ha mostrato molto bene anche in tutti i suoi studi, si lega anche il mito appunto del bravo italiano, sul quale molto ha pesato poi tutta la giornata della memoria e tutta, diciamo, anche molta della didattica, non quella che facciamo noi ovviamente, ma per lungo tempo anche molta della didattica nelle scuole, in cui si sottolineava comunque un atteggiamento più benevolo, più aperto, meno collaborazionista da parte anche della popolazione italiana nei confronti degli ebrei. Quindi a mio avviso questo è anche... E ci vorrà anche in questo caso il ruolo del presidente Ciampi, sarà un ruolo fondamentale, perché sarà lui che metterà le cose a posto in un suo intervento, proprio i famosi discorsi dal Quirinale che sono accessibili a tutti, e può essere interessante anche discuterli insieme agli studenti, insieme ai ragazzi. E in uno dei primi discorsi proprio Ciampi metterà e sottolineerà con forza invece le responsabilità del fascismo, ma collegherà anche attraverso il ritorno alla memoria e alla storia del risorgimento, collegherà, quindi c'è diciamo la costruzione, a mio avviso, anche attraverso il giorno della memoria, la costruzione quindi di una memoria pubblica nella quale però vi è una condanna esplicita, che non c'è nella legge, delle colpe del fascismo. E quindi qui si fece sicuramente un importante passo avanti. E l'incidente diplomatico del 2007, ce l'ho appena ricordato Filippo poco fa, l'incidente di Napolitano, e devo dire che in periferia sollevò parecchia discussione, ovviamente, parecchie discussioni, non fu un momento facile, e venne superato, e poi ci fu il famoso concerto dei tre presidenti in Piazza dell'Unità, che sancì, e furono scritti un sacco di articoli a riguardo, sancì diciamo un momento di riconciliazione, possiamo definirla, tra le parti, e ciò che caratterizza
molti degli interviste, dei discorsi dell'epoca è un richiamo alla Casa Europa. Ecco, questo mi sembra anche un elemento importante da sottolineare, un richiamo che ritroviamo puntuale quasi in tutto il periodo successivo, ma che invece per esempio dal 18 e 19 non ritroviamo così puntuale nel 19, nei discorsi del 19 più recenti non ritroviamo invece così presenti. Quindi inviterei anche a ragionare su questo, cioè il fatto che non venga più percepita con forza la comune casa europea, cosa che invece era stata sottolineata in quasi tutte le celebrazioni precedenti. E vi è inoltre, e non possiamo negarlo, cioè c'è stato uno sviluppo in questo, diciamo dal 2010 al 2019, in quasi un decennio anche, c'è stato un importante sviluppo di una storiografia su tutta quest'area dei confini dell'Alto Adriatico, e uno sviluppo che ha visto storici degli istituti, come non citare a questo punto il collega Raul Puppo, ma anche tanti altri, Raul Puppo, i lavori di Wurzdorfer, i lavori di Anna Vinci, tutto il gruppo dell'istituto si è impegnato, dell'istituto di Trieste si è impegnato moltissimo, e poi abbiamo però anche altri storici che ci stanno lavorando, ricordo qui Mila Orlic, per esempio Vanni D'Alessio, Borut Klabian per quanto riguarda tutta quest'area, i lavori di Marta Verginella, poi Kreinz ed altri, che hanno preso in esame, accanto al tema delle foibe, anche l'importantissimo tema dell'esodo. E qui vorrei sottolineare un'altra questione importante a mio avviso, che in seguito proprio a questa recente bagarre mediatica si perde un po' sullo sfondo l'importanza anche dell'esodo dei profughi giuliano-dalmati. E mi sembra anche, leggendo anche i discorsi, al di là naturalmente ai doverosi accenni, ci si concentri sempre di più, ci sia quasi un scivolamento negli ultimi anni, ci si concentri di più sulle foibe e sempre meno invece sui vari aspetti dell'esodo, che invece lascerebbero, abbiamo eminenti studiosi a riguardo, l'istituto ha lavorato moltissimo, abbiamo qui con noi, la sentiremo anche oggi pomeriggio, Gloria Nemec, ma non solo, l'istituto fu il primo se non ero negli anni 80, Gloria, correggi, negli anni 80, ecco, a fare il primo volume proprio su questi temi, volume che a mio avviso in alcune sue parti è ancora oggi insuperato, ma diciamo ha prodotto moltissimo. Bene, si vede nettamente uno scivolamento di recente in cui vediamo tutta l'attenzione accentrarsi sulla questione delle foibe, peraltro importantissima, sui massacri delle foibe, però poco, anche nelle celebrazioni, poco invece spazio dedicato all'esodo. E questo dobbiamo chiederci, perché io avrei qualche spiegazione a riguardo, penso anche molti di voi, però mi sembra anche questo un elemento sul quale dobbiamo riflettere. E altra questione, ci sono quindi, come già vi dicevo prima, il rischio di una banalizzazione della Shoah, banalizzazione che è stata messa in rilievo da, non da me, ma da eminenti storici come può essere anche Valentina Pisanti, che proprio in un suo recente studio sulla banalizzazione della Shoah ha ricordato come la giornata del ricordo, messa così vicina, no? Perché siamo neanche 15 giorni dopo circa, e crea anche confusione, perché ovviamente dobbiamo pensare ai ragazzi, perché dobbiamo sempre pensare chi sono i fruitori anche di al di là della popolazione in generale, ma molte, tutte e due le leggi lo prevedono del resto,
sono dedicate alle scuole questi approfondimenti, e allora ci troviamo anche spesso con una sovrapposizione dei piani che rendono molto difficile talvolta una corretta contestualizzazione degli eventi e non una banalizzazione, soprattutto in questo caso della Shoah. Vi faccio un esempio, in cosa consiste? Qui andiamo di nuovo in periferia, ma che per i luoghi della memoria è centro, quindi ci spostiamo a Trieste, e vi dirò che per lungo tempo, io ho fatto per tanti anni guida didattica nella Risiera di San Sabba, quando arrivavano studenti provenienti dal resto del paese, non parlo di Trieste perché gli studenti di Trieste sono sempre stati più avvertiti grazie anche agli insegnanti e al grande lavoro fatto dagli istituti, dall'istituto locale, e l'idea era che la Risiera fosse un luogo di sterminio, attenzione, scusa, le posti a sedere ancora, ma anche un luogo di deportazione e di uccisione al suo interno di ebrei, cioè era completamente scomparsa, e ragionando assieme ad altri colleghi, anche oggi c'è questa narrazione, era completamente scomparsa invece la preponderanza della deportazione politica e della sistematica uccisione di prigionieri politici. Come ben sappiamo, gli ebrei in Risiera, i morti in Risiera sono meno di un centinaio, e invece la Risiera è un luogo di deportazione, di concentramento e di deportazione degli ebrei. Ma questa narrazione continua. Vi è inoltre il fatto che dalla Risiera si passa immediatamente in visita al monumento nazionale della Foiba di Basovizza. Questo è proprio un iter. Un'ora dopo si è a Basovizza, quindi vi lascio immaginare anche un senso di spaesamento in molti ragazzi. Tenuto conto, e badiamolo bene, e qui è importante anche le due leggi cosa prevedano, la legge per la giornata della memoria, come tutti sappiamo, è a costo zero, cioè una legge che è affidata alla buona volontà degli insegnanti, agli istituti della resistenza, ai singoli sostanzialmente, e il museo, anche la Risiera di San Sabba, non riceve ad hoc del denaro per poter allestire mostre o altro, dipende comunque da un bilancio del comune di Trieste, questo è importante da sottolineare. Sappiamo invece che la legge del giorno del ricordo è lautamente finanziata e quindi il monumento della Foiba di Basovizza, monumento nazionale al pari della Risiera di San Sabba, e può contare su un buon finanziamento accanto anche al museo della civiltà istriano-dalmata a Trieste, ma soprattutto non è gestito come la Risiera di San Sabba da un adesso non mi viene in mente, scusate, da un dall'istituto della resistenza, da una commissione, non mi veniva, scusatemi, la parola commissione, composta anche da storici, da membri dell'istituto, dall'AMPI, insomma ha una, e naturalmente dall'assessore in carica alla cultura del comune, è gestita interamente dalla Lega Nazionale. Lega Nazionale che a Trieste si è aggiudicata in tempi recenti anche il Museo del Risorgimento. Vi invito a riflettere su questo, perché ciò che abbiamo visto rispecchiarsi nei discorsi, soprattutto dal 18, ma quest'anno c'è stata l'apoteosi, a mio avviso, da questo punto di vista, è ciò che viene sostanzialmente diffuso, dato sotto forma di volantino e diffuso e divulgato attraverso, cioè questa public history, alla narrazione pubblica presso la Foiba di Basovizza, è fatta comunque da personale scelto dalla Lega Nazionale. Non commento, penso che parli da sé da questo punto di vista. Quindi abbiamo senza dubbio due narrazioni diverse. Quindi dal punto di vista didattico la mia domanda è: ma quale confusione mettiamo nelle teste di questi ragazzi?
Allora, quindi questi sono un po' i problemi che ci troviamo ad affrontare come periferia barra centro del luogo della memoria, perché noi abbiamo due luoghi della memoria che coincidono con i luoghi dei fatti, quindi, no, da questo punto di vista. Ecco, altra questione a mio avviso importante. Abbiamo anche poi nelle narrazioni tutta una serie di stereotipi e pregiudizi di lungo periodo che vediamo riaffiorare nuovamente nei discorsi dei vari rappresentanti politici come un fiume carsico a tutti i livelli, e anche si accompagnano a un uso estremamente disinvolto della Shoah e anche della terminologia della Shoah. Abbiamo, prima Filippo parlava, vi do alcuni termini perché sono interessanti. Io, a me piace ragionare anche attraverso l'uso della sociolinguistica, quindi mi piace questo approccio recente che abbiamo a nostra disposizione, che ci permette, ha permesso di decostruire molto dei linguaggi dei razzismi, viene usato tanto anche per capire e per decodificare l'hate speech all'interno, il livello di hate speech all'interno di una società. Penso che possiamo farlo, e forse è uno dei nuovi strumenti che dobbiamo fare per aggredire, tra virgolette, naturalmente, che siamo pacifici, per aggredire naturalmente il discorso riguardante come vengono presentate, come vengono raccontate a livello pubblico le foibe e l'esodo. Allora, il termine pulizia etnica, che abbiamo ricordato già prima, per esempio, che è quello più frequente, è stato, lo usa già nel 2004, nel marzo, Borghezio, l'avevi ricordato anche tu, ne accenna anche il presidente Napolitano nel 2007, provocando la crisi diplomatica, lo riprende però anche il senatore Grasso nel 2018, e lo ritroviamo ce li ho tutti qua, lo ritroviamo anche ripreso da Mattarella. Ora, forse dovremmo discutere di tutto questo, Raul Pupo lo ha fatto con grande attenzione, forse dobbiamo anche un po' appoggiarci alla storiografia internazionale, sto pensando a Semelen a questo punto, no? E provare a ragionare attraverso un metodo comparato. Semelen, infatti, nel suo fondamentale testo Purificare e distruggere, non a caso mette a confronto tre genocidi, come vengono definiti: la Shoah, quello più noto, quello noto a tutti noi, il Ruanda, e poi parla di Srebrenica. Ci aiuta a cosa? A entrare, questo suo testo ci aiuta a entrare, parlo di Semelen perché è forse quello più noto, poi c'è tanto lavoro da questo punto di vista, ci aiuta a entrare proprio in quelli che sono i meccanismi di identificazione del nemico, di identificazione del nemico e anche di tutta una serie di attributi negativi che io do all'altro per farlo diventare un nemico. E quindi ci troviamo di fronte a più piani, senza dubbio il piano etnico-nazionale, indiscutibile. Ma poi abbiamo il conflitto di classe. Questo Mila Oric, per esempio, in un suo bel saggio lo ha messo lo ha messo bene in rilievo. Ma poi abbiamo anche la questione politico-ideologica, ovviamente, cioè l'appartenenza ad un'altra fazione politica. E poi abbiamo anche le questioni sociali, le questioni personali. E quindi il quadro si complica. Il quadro si complica. E quindi la pulizia etnica abbiamo già iniziato a farlo, gli istituti lo stanno facendo, ma forse è una delle questioni che dovremmo affrontare al meglio. C'è poi un altro termine, ed è il termine genocidio. No, le foibe spesso sono paragonate a un genocidio. Allora, sappiamo che le foibe non sono state un genocidio. E qui vado a ricordarvi proprio l'ultimo intervento del ministro Salvini, dove lo dice esplicitamente, accomunando i bambini delle foibe a quelli di Auschwitz. Allora, partendo dal presupposto che qui abbiamo un uso politico dell'infanzia,
no? Un uso strumentale che abbiamo già visto nel cuore nel pozzo, per esempio, dove non a caso la voce narrante è quella di un bambino e chiude proprio quella voce con il bambino. E qui abbiamo una falsità e abbiamo anche questo pericolosissimo scivolamento in cui si banalizza Auschwitz in questo modo, ovviamente. Quindi altro elemento sul quale bisognerebbe riflettere. Poi abbiamo, scusate, qua ci devo entrare perché immagino che molti insegnanti dovranno farci i conti se hanno portato i propri ragazzi a vedere Redland, lo stupro. Allora, questo invece, guardate, è un vecchio stereotipo, un vecchio Banti nell'onore della nazione e anche nei suoi ultimi testi l'ho già messo bene in rilievo, ma in tutta la narrazione dell'antislavismo, già dalla fine dell'Ottocento, nell'area dell'Alto Adriatico, noi ci troviamo di fronte a questa accusa, cioè sono degli stupratori per eccellenza. E c'è, guardate, il fatto che, non so se vi ricordate Il cuore nel pozzo, ci ha scritto Marta Verginella in uno dei testi più belli che io abbia letto sulle foibe, che è Il perturbante nelle foibe, che ha girato poco purtroppo in Italia, a cura di Luisa Catti e di Kogoi, della Kogoi. E Marta Verginella non a caso analizza la figura di Giulia, no? Nel cuore nel pozzo. Nell'ultimo Redland abbiamo di nuovo uno stupro con forme di voyeurismo non da poco, ma guardate che nei primi del Novecento esce e gira clandestinamente anche in tutta questa, esce a Udine e poi gira a Trieste, il romanzo L'oltraggiata di Marcotti, che è uno scrittore di origine toscana di Udine, che poi andrà a Udine e girerà, e L'oltraggiata altro non è che una donna goriziana di nome Giulia che verrà stuprata da un prete sloveno. E lì c'è tutto il discorso. Quindi da questo punto di vista sono elementi, forse uno studio più attento, ne parlo perché me ne sto occupando in questo ultimo periodo, dell'antislavismo sul lungo periodo, ci aiuterebbe anche sostanzialmente a entrare meglio in queste tematiche che sono di grande emotività, che rappresentano lo stupro della nazione, ovviamente lo sapete tutti, non occorre che mi ci si soffermi, però dobbiamo vedere da dove arriva tutto ciò. E abbiamo poi naturalmente l'animalizzazione del nemico, no? Su cui Ventrone e altri nostri colleghi hanno scritto, lo stesso La Banca, ce l'abbiamo già dalla Prima Guerra Mondiale, cioè è tutta una narrazione di demonizzazione dell'altro che ahimè ci stiamo ritrovando di fronte e sulla quale con questa dovrebbe a mio avviso farci riflettere, accanto anche al recupero fortissimo nuovamente del linguaggio religioso che sembrava essersi un attimo chetato dopo il 2010, no? Dopo tutto la toponomastica, vittime o martiri, no? Lì c'è il caso del sindaco, dell'allora sindaco di Udine Honsel, che fu partecipe del dibattito, di questo ne scrive Tenka Montini in un suo bel testo sull'effetto mediatico proprio del giorno del ricordo, uscito nel 2013 mi pare, o 2014, e quindi abbiamo anche tutto l'uso della toponomastica. Ecco, quindi vi ho dato solo, ce ne sarebbero tanti altri, però sono secondo me degli elementi che ci aiutano un po' anche a decostruire, no? Questa narrazione, ci aiutano a entrare e ci aiutano a capire dove stanno. Questo l'abbiamo fatto bene per l'antisemitismo, penso. O ancora un attimo? Sì, sì. Questo è stato fatto bene per l'antisemitismo e ha aiutato molto negli anni anche più recenti, penso, a far fare dei passi avanti anche nelle varie celebrazioni della giornata della memoria. Giustamente prima Filippo ricordava pièce teatrali, film, series televisivi e così via, sempre con un ruolo fondamentale di Gasparri, che ha capito bene insomma l'importanza dei media. E
ma con un grande problema rispetto al giorno del ricordo, come ha sostenuto bene Rebecca Clifford in un suo bel testo che mette a confronto le celebrazioni della giornata della memoria in Francia e Italia, e ci mette dentro anche le foibe, non a caso, lei dice: in Italia non c'è un luogo vero della memoria della Shoah, nel senso che non c'è un luogo, in Francia hanno scelto il Vendive, no? Il velodromo d'inverno, dove vanno sempre e si riuniscono per la giornata della memoria. In Italia ovviamente tutti noi andiamo alla risiera di San Sabba, ma non è considerato il luogo centrale e non è il luogo dove ogni anno arrivano tutte le autorità, come invece la Foiba Nazionale di Basovizza rappresenta per il giorno delle foibe, dove ci sono sempre delle autorità. Quindi abbiamo anche una giornata della memoria un po', permettetemi il termine non meraviglioso, sparpagliata, cioè che dipende molto dalle singole amministrazioni, che a seconda del colore politico vanno o meno in sordina. E questo rappresenta un problema significativo, per esempio, per le comunità ebraiche, che hanno scritto pagine su pagine all'interno di quella che è la stampa che circola, i vari bollettini. C'è un dibattito all'interno delle comunità, Guri Schwarz lo ha anche più volte sottolineato, molto importante a riguardo. E non è un caso, badate bene, che ci sia una difficoltà in Italia a finalmente dare vita a questo Museo Nazionale della Shoah, che dovrebbe essere Roma, poi abbiamo avuto il MEIS a Ferrara e abbiamo poi il Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba. Ecco, vorrei farvi riflettere anche sulla difficoltà, sulla quale forse bisognerebbe un po' di più interrogarsi, no? Su questo insistere anche in tempi molto recenti su tutto il percorso dei giusti, e dimenticando talvolta forse anche invece un'altra grande questione, che non è una questione da poco, ma che ha avuto parecchio ostruzionismo, sul cosiddetto collaborazionismo e sui delatori. Qua vorrei citare e ricordare il testo coraggioso di Simon Levy Sulam, che ha aperto un po' una strada su questa questione, ma è una delle strade che dovremmo percorrere. Questo mi permette di sollevare altre questioni che riguardano anche il giorno del ricordo, e perché forse da questo punto di vista il grandissimo lavoro fatto dagli storici dell'Istituto di Trieste, che hanno, ma anche da altri istituti, perché è un tema, quello delle foibe soprattutto, ma anche quello dell'esodo, penso per esempio all'ottimo lavoro di Pamela Ballinger, che comunque ha fatto difficoltà, nonostante sia stato tradotto in italiano, no? Ad avere tutti gli storici lo usano ormai, non c'è alcun tipo di problema, ma noi dobbiamo sempre pensare al gap che sta tra il nostro lavoro nelle nostre sedi e poi quello che riusciamo naturalmente a diffondere del nostro lavoro. Ecco. L'ottimo lavoro di Pamela Ballinger non è sempre così diffuso, da quanto mi sono resa conto, se poi andiamo invece a parlare con gli insegnanti, a parlare insomma in un ambiente che non sia soltanto quello degli storici professionisti, tra virgolette. Allora, cosa dovremmo forse, come affrontare questo tema? Perché la mia questione che mi sto ponendo anche in questi giorni, vedendo, diciamo, io vedo una marcia indietro sostanzialmente, una marcia indietro significativa, al di là degli attacchi violenti, della mozione 50, ce ne sarebbe anche un'altra, sappiamo che non è stata presentata la mozione 21, Gloria mi correggi se sbaglio, no? Su questo, che per fortuna non è ancora, non sappiamo se verrà presentata o meno, che è peggio ancora da un certo. È in atto una raccolta di firme. Ecco, magari dopo ne parlerai tu, ecco, su queste cose, ecco, per dire, noi non facciamo altro che firmare, ma anche gli altri stanno firmando da questo, ecco, questo per dire che siamo a colpi di firme in questo periodo, ancora per il momento, si spera che vada avanti così, però la domanda che ci poniamo è
come andare avanti, come andare avanti, come sviluppare ulteriormente. Allora, senza dubbio, io penso, sono convinta di questo, che dobbiamo anche allargare il nostro approccio e renderlo più marcatamente interdisciplinare, analizzare, questo ci viene anche dalla questione della Shoah, sinceramente, qua è un percorso che dovremmo fare proprio su questo periodo dell'immediato secondo dopoguerra, per capire anche le motivazioni di tanto silenzio, perché prima lo ha detto Filippo, gli ebrei italiani, lo scrive bene Guri Schwarz in Ritrovare se stessi, gli ebrei italiani stettero sostanzialmente zitti nel primo periodo, non nell'immediato secondo dopoguerra, anzi fecero propria la narrazione della resistenza, mentre i morti li celebravano all'interno, per lungo tempo è andata così, dei cimiteri ebraici. Fino a che lentamente questa memoria, grazie anche alla legittimazione avvenuta con l'era del testimone, quello ha dato grande forza al mondo ebraico e ha permesso ai testimoni di uscire, di raccontare e di superare un trauma e di superare anche in questo modo i lutti. Non c'è tempo ora per soffermarsi su questo, ma senza dubbio questo ha avuto un ruolo fondamentale, anche poi per l'Italia. Ma forse dovremmo ora studiare più dal di dentro, e lo stanno facendo gli istituti, il collaborazionismo e i collaborazionismi, e in maniera transnazionale però. Ecco, non basta studiare dalla nostra parte, dobbiamo studiarlo anche dall'altra. Forse dovremmo ricostituire nuovi gruppi di studiosi da entrambe le parti, e anche riflettendo che il buon lavoro, il lavoro che ha fatto a suo tempo la commissione mista, non è stato diffuso dall'altra parte, ma non ha avuto questa larga eco, questa larga discussione in Italia. Ecco, forse adesso potrebbe averlo di più. Dobbiamo analizzare ancora e comprendere stereotipi di lungo periodo, pregiudizi che riguardano l'antislavismo. Antislavismo e antisemitismo andarono a braccetto, eh? Noi ritroviamo gli stessi esponenti dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento, li ritroviamo poi negli anni 20, negli anni 30, e nel secondo dopoguerra, vi faccio un esempio, sul Piccolo di Trieste, nella rubrica La Cittadella, chi faceva i disegni contro gli sloveni, contro i cosiddetti slavo-titini, erano quelli le stesse persone che facevano le vignette anti-ebraiche sul Marameo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo porci qualche interrogativo. Chi sono queste? E sono le persone che poi confluiranno in questa narrazione, no, dell'amor patrio con la maiuscola, e di un'idea quasi cristallizzata, no, di nazione italiana non aperta, non inclusiva, ma assolutamente esclusiva e xenofoba, che è quella che ci restituisce anche la mozione 50 del Friuli Venezia Giulia in questi giorni. E poi naturalmente analizzare meglio anche alla luce di studi più recenti fatti anche nell'area istriana, e penso qui anche all'ottimo lavoro di Orietta Moscarda sui poteri popolari, ragionare meglio anche su quello che è stato il conflitto di classe in alcune aree. Noi abbiamo già tanto materiale, penso all'ottimo lavoro che Gloria Neme ci ha fatto con tutti gli esuli qui, ma anche con tutti gli italiani rimasti in quell'area. Ecco, forse dobbiamo riprendere in mano tutti questi ottimi studi e chiederci bene, quando parliamo di vittime, capire bene chi erano le vittime, ma capire bene chi erano i carnefici e, scusate, capire anche chi erano gli spettatori. Perché talvolta su questa questione, se per la Shoah queste cose le abbiamo analizzate, e forse per l'Italia le stiamo ancora analizzando, perché l'Italia ha molto da fare ancora su questi temi, per quanto riguarda invece la questione dell'esodo, del trattamento degli esuli in Italia, non parlo di Trieste che forse è più nota, ma da altre parti c'è ancora tanto da fare, perché furono essi stessi
a loro volta vittime anche di forme di intolleranza, no? di matrice ideologica, ma io non penso solo ideologica, anche di classe. Sono temi senza dubbio difficili da affrontare, scomodi. Capire però come è stata costruita l'immagine del nemico e vedere come oggi stanno riproponendo questa immagine di un altro nemico. Espungendo completamente da questo quadro però le colpe del fascismo. Ecco, questo secondo me è uno dei grandi nodi. Cioè, quello che noi non troviamo più è il ruolo che il fascismo ha avuto in tutta l'occupazione della Jugoslavia, nei Balcani. E sappiamo, ci sono i studi di Rodogno, di Gobetti, non vado a citarveli perché molti di voi già li conoscono, sembra quasi che questi studi non esistano. Scusi, Robotti e Roatta li conosciamo tutti, no? Certo. Perfettamente. Non è neanche giusto che paghiamo noi le colpe, io sono esulistriana di Orsera. Posso finire, signor? Ma non è giusto che tutto ricada su di noi, però, chiedo scusa, ma io mi permetto soltanto questo. Sembra che i fascisti siano stati soltanto noi. Non ho detto questo, signora. No, signora, guardi, potrà intervenire poi nel dibattito. Non ho detto ora assolutamente finire, questo, per l'amor del cielo. Cioè, e volevo ancora una cosa, 12 novembre 1866, se per favore lo poteste tenere presente. Grazie. Allora, vabbè, andiamo avanti, dopo magari ci sarà il tempo per intervenire senza problema. Quello che io sto dicendo è che dobbiamo naturalmente analizzare meglio, proprio perché, guardi, riprendendo quello che ha detto lei, ci troviamo di fronte con l'esodo istriano e dalmato, con questa profuganza veramente dolorosissima che si iscrive all'interno di tutto quello che è lo spostamento coatto di popolazioni in tutta Europa, perché questo è stato una tragedia enorme che ha costretto persone ad abbandonare tutto, e su questo vorrei anche riallacciarmi al fatto di ciò che diventa la nostra città, parlo di Trieste in questo momento, che diventa un luogo di displaced persons, come vengono definiti. E pensiamo anche al trattamento, perché io non dimentico che gli esuli sono stati messi nella risiera di San Sabba e sono stati messi anche a Carpi. Quindi rendiamoci conto di queste situazioni, le abbiamo studiate, andrebbero ancora studiate e ancora ricordate, grazie anche a cosa? Grazie al fatto che oggi disponiamo anche di categorie, di fonti, perché parliamo anche della disponibilità delle fonti. Non dimentichiamo che molte fonti in tanti anni non erano accessibili. Oggi le fonti sono più accessibili perché sono passati finalmente per tante carte 70 anni di copertura archivistica. E con questo abbiamo dovuto fare i conti. Sono 50 per quanto riguarda le carte dell'archivio centrale dello Stato. Lo dico perché non tutti lo sanno, no? Se io vado in Germania o se vado in Inghilterra, io vedo carte anche molto più recenti. Purtroppo l'Italia ha deciso, fa parte del regolamento italiano degli archivi, noi non possiamo vedere carte nelle aree di confine hanno una copertura archivistica di 70 anni. Quindi, ahimè, questo ci ha impedito molto. Ci hanno aiutato molto le carte del governo militare alleato, ma naturalmente non bastavano. Non bastavano perché dovevano aprire i nuovi archivi su cui l'Istituto ci sta lavorando, anche i tribunali, le varie corti di assise. Cioè, tutti i grandi lavori che si stanno facendo ora, devo dire, stanno finalmente gettando luce riguardo a tutto ciò. E come negli altri paesi, gli spostamenti di popolazione, poi ci sono i lavori di Krainz, però vorrei ricordare, insomma, che ha fatto un ottimo lavoro di Silvia Salvatici ed altri che si sono tutti impegnati ed hanno lavorato tanto. C'è tanto da fare perché oggettivamente, a mio avviso, e l'ho detto fin dall'inizio, parlando della questione delle foibe, ciò che è stato messo in cono d'ombra è stata la questione dell'esodo, ecco, soprattutto in questi ultimi anni. E ahimè si assiste talvolta a una strumentalizzazione
dell'esodo che avvenne con forza nell'immediato secondo dopoguerra, e parlo di 45, 47 e così via, anche a mero strumento elettorale, cioè usare queste persone, no? E poi in realtà molto silenzio per tanti anni, questo è vero. Quindi penso che l'unica strada, ora che abbiamo più fonti a disposizione, sia andare avanti, come penso che gli istituti abbiano sempre fatto, ma anche gli storici. Dobbiamo forse uscire di più fuori, più di quello che è stato fatto finora. Ecco, questo forse è un'altra cosa sulla quale dobbiamo interrogarci, cioè nonostante il lavoro indefesso nelle scuole, sia per la giornata della memoria che per il giorno del ricordo, sembra quasi che non basta, perché mi chiedo, per esempio, tante scuole vengono, vanno a visitare la Risiera, vanno a visitare la Foiba, ma non tutti riescono ad andare al magazzino 18, per esempio, no? Quindi non completano un percorso che fa ben capire anche cosa significa un esilio. E qua chiudiamo.